Adesso che ha quasi eliminato il Milan dalla corsa all'Europa, ci dice dove andrà Mihajlovic l'anno prossimo, se sarà l'allenatore della Samp? Con l'aria. Ilaria, che dirò tu? Non stavo seguendo perché ho perso l'ultima Da battuta. sempre. Ma lei perché ce l'ha con me? Io sono un suo Ma estimatore. scherzo, ma io ho apprezzato tantissimo, presidente, perché non ce l'ho niente con lei, assolutamente, anzi. Tutti dicono ce l'ha d'amico perché hai scherzato all'inizio, ce l'ha con te. No, io trovo che lei abbia fatto una stagione incredibile con un allenatore, ha dato il massimo delle soddisfazioni, ha fatto pure un mercato che noi abbiamo messo a un certo punto in dubbio, dicendo mai Tov varrà quel che valeva prima, eccetera. Invece ha avuto ragione lei, quindi io la posso solo applaudire, presidente Ferrer. Beh, me lo sono meritato perché sono andato a prendere a Londra, l'avevo scambiato in cameriere quando l'ho visto. Ora, su questo io non entrerei, La ulteriormente, però. verità, loro sanno la verità. Ah sì? Stavamo aspettando Sapevano di che un'ora. servivano i tavoli? No, 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 no. Era un'ora che aspettavo e sono andato fuori a vedere se arrivava. Arrivava un signore di colore, pensavo era lui, era tutto scarpe da ginnastica e invece mi sono sbagliato. Però a Ferrari è concesso perché Ma come capisco aveva poco di calcio. soffiato vedi che quando A domanda ce l'ho la Galliani? stessa Galliani domanda ci che diceva che era a un millimetro dai tuoi quest'estate. chi? Galliani prima ci diceva che era stato a un millimetro dai tuoi. Come è riuscito a soffiarglielo? Perché io già stavo lì, per cui quel millimetro conta come oggi. È stato un millimetro e andiamo a prendere 3 punti e andiamo a casa. E Galliani rimane tutto sudato. Presidente, senta, la cosa migliore che secondo me lei ha fatto è quella di chiamare Mihajlovic alla Samp. Ma è sicuro che lo perderà il prossimo anno? Ma è sicuro che insegnate voi che nel calcio non c'è niente, no? Però Io non capisco niente di calcio, c'è soltanto che la mattina mi sveglio e la sera quando vedi l'aria la mia televisione tutta bella come il sole, quello è sicuro. Presidente, che devo dirle? Grazie, veramente grazie. Si goda questo momento e naturalmente cerchi di capire che succederà con Mihajlovic, perché immagino che insomma per lei sostituirlo non è facile, Ma non è vero, questo non è vero. Papà mi ha insegnato, siamo tutti utili, nessuno è indispensabile. no? Ah, Le piace questo è un buon Paolo Sousa, è principio. vero? Paolo Sousa, è vero? Chi? Paolo Sousa, ex giocatore, tra l'altro, è vero o no? Perché sorride? Ma io non lo so chi è questo signor Sousa. Io non capisco niente di calcio. Ah! Ha voglia. Eh? Grazie, signore Ilaria. Grazie a tutti in studio. E grazie a Sky, siete meravigliosi. Che vita sarebbe senza l'amico a Sky? Certo. Presidente Ferrero, la ringraziamo moltissimo, complimenti per questo punto che porta a casa e questa stagione straordinaria, davvero. Con poco se campa, con niente se muore. Ecco, questa saggia massima ce la portiamo tutti a letto stasera. Grazie Presidente, buonanotte.